Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar del Mulino e oggi parleremo di editoria, lo faremo attraverso una novità appena uscita, il libro dal titolo I meccanismi dell'editoria, il mondo dei libri dall'autore al lettore, scritto da Roberto Cicala, che abbiamo il piacere di avere in collegamento e che vado subito a salutare. Professor Cicala, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie, Ecco. eccoci qua, ora la vediamo, perfetto. E, come dicevo appunto, intanto do il benvenuto a tutti gli ascoltatori e ci scusiamo per i pochi minuti di ritardo, abbiamo avuto qualche inconveniente tecnico dell'ultimo momento, il famoso bello della diretta. E, come vi dicevo, abbiamo il professor Cicala, autore del libro, che non sarà solo, avremo e con noi anche il professor Andrea Kerbacher, che stiamo cercando di raggiungere in collegamento e che dialogherà. Buongiorno, io adesso ci sono, vi vedo. Va bene. Perfetto, noi la sentiamo, come dicevo, il piccolo inconveniente riguarda la webcam del professor Kerbacher, ma la sentiamo perfettamente, quindi direi che possiamo cominciare. Grazie Ottimo, intanto grazie. di essere con noi e benvenuto. A voi. Due parole velocemente sulla struttura di questo webinar. Ci sarà una prima parte ampia in cui verranno illustrati i contenuti del libro e avremo modo appunto di sentire l'opinione, il parere dei nostri ospiti, dei nostri relatori. Una seconda parte dedicata all'espansione digitale di questo testo che appunto è presente sulla piattaforma Pandora Campus, quindi con un'illustrazione dei materiali di corredo, diciamo quelli che non sono presenti nell'edizione a stampa, e un momento conclusivo dedicato invece alle vostre domande, alle vostre curiosità. A questo proposito, vedete nel vostro pannello di controllo c'è uno spazio proprio dedicato alle domande, alle chat, le potete formulare, le potete scrivere e sarà nostra cura poi riportarle all'autore o al professor Kerbacher, insomma ai nostri ospiti che naturalmente potranno poi rispondere. Io non vorrei rubare altro tempo e quindi lascio subito la parola al professor Cicala, che ci introdurrà appunto nei meccanismi dell'editoria. Auguro a tutti buon ascolto. Prego, professore. Bene, innanzitutto grazie al Mulino perché siamo qui per presentare questo libro, naturalmente è importante ringraziare loro. Queste pagine cercano di rispondere alla domanda che cosa significa fare editoria e fare un libro. Ecco, e bisogna dire che sono pagine che sono consegnate non a caso a una casa editrice che è nata nel 1954 da giovani, che sono i primi destinatari di queste pagine, giovani raccolti in équipe, senza personalismi. Quei giovani avevano scritto in un loro manifesto la chiave culturale dei problemi della società, per proporre, dicevano, una ricostruzione della cultura che valesse in funzione della pratica, che arricchisse la vita politica del paese. Beh, è un manifesto, credo, ancora valido per la nuova editoria. E infatti libri come questo, i meccanismi dell'editoria, vivono anche nella nuova dimensione digitale, come è stato detto, in un'ottica di learning di cui parleremo. Ora provo a condividere lo schermo, così. Mostro con alcune slide i contenuti di questo libro. Ecco, queste slide aiutano a segnare le tappe di questo che io ho immaginato come un viaggio nella filiera editoriale, anche per interpretare i cambiamenti della società attuale. La fermo subito, scusi professore, non le vediamo, se può Non le vedo. ricontrollare la funzionalità. Ecco, perfetto, perfetto, Le ottimo. vedete? Prego. Ecco. Sì, prego, continui pure. La prima parte si intitola Un libro oggi e pone subito alcune domande che
anch'io innanzitutto mi sono posto, quale prodotto culturale, quale paradigma? Sono interrogativi che ci aiutano a distinguere il rapporto fondamentale tra materialità dell'oggetto, cartaceo, tecnologico che sia, e immaterialità del contenuto. Ecco, di questo oggetto culturale che è un vecchio malato, sempre arzillo e giovane, come lo chiamo, tra carta e digitale, ecco, il paradigma di questo oggetto culturale è sicuramente in piena mutazione, tra artigianato intellettuale da una parte e industria, perché è industria, dall'altra, è tra cultura ed economia, tra grandi soddisfazioni morali e spesso pessime soddisfazioni finanziarie per chi lavora in questa realtà. In mezzo sta la funzione della mediazione editoriale, cioè un'intermediazione di cultura tra l'autore, come dice il sottotitolo, e il lettore. Ma come si svolge oggi? Ecco, lo spunto di partenza è forse l'esortazione di Gian Giacomo Feltrinelli alla vigilia del 68, quando diceva che un editore può anche affrontare il proprio lavoro sulla base di un'ipotesi molto azzardata, che tutto, ma proprio tutto, deve cambiare e cambierà. Ecco, allora il corpo centrale del volume accoglie la storia di un libro, dall'autore al lettore. È un diario di viaggio esteriore, interiore, materiale, mentale, che ricostruisce il complesso dei tasselli che costituiscono il mosaico dei meccanismi della macchina editoriale. E i vari passaggi sono raccontati sempre con casi editoriali, tutti contemporanei, che sono alla fine forse il succo del libro. Sono 60 casi dettagliati, altrettanti sparsi nel testo o accennati come esemplificazione. Si parte quindi dalle origini dei testi, con la scrittura, cioè il lavoro degli autori, e il primo box è dedicato per esempio alle carte d'archivio del Nome della Rosa e della Chimera, i due long seller di Eco e Vassalli, dedicati a due ragazze accusate di stregoneria e all'importanza però anche dei libri nella storia, oltre a fare una riflessione sulla giustizia, ma un approfondimento anche sugli inciti più famosi di Cesare Pavese e sui finali di un romanzo, per esempio. Allora, i primi meccanismi sono fuori dalla casa editrice e sono consulenze, collaborazioni. Allora entriamo nelle agenzie letterarie, citando le tre teste di Erich Linder, mitico agente, la testa dell'autore, quella dell'editore, quella del lettore, che lui sapeva usare come nessun altro contemporaneamente. Poi illuminiamo la scrivania dei traduttori, con i casi un po' polemici Harry Potter, il Signore degli Anelli, e più lettori esterni con i loro giudizi di lettura, come quelli di Bobby Bazlen, Suggeritore, da Montale ad Adelphi. E ancora i consulenti, collaboratori e anche gli studi editoriali esterni. Ma come consulenti pensiamo Sciascia, ispiratore di Sellerio, pensiamo Contini, curatore, filologo dello Struzzo, senza dimenticare gli scout, oggi sempre più tra le righe dei social, con il caso, che è uno dei primi fatti, delle storie della buonanotte per bambine ribelle progettate tra social, appunto, e crowdfunding. Ecco, su questa linea, da fuori dalla casa editrice, entriamo nella casa editrice. E si entra dentro la casa editrice tra organigrammi, flussi, un lavoro collettivo con tipologie di editori, con l'importanza dell'identità, della progettualità, anche del brand naturalmente, da Gobetti a Mondadori, fino agli ultimi nuovi editori, pensiamo quelli di graphic novel, e con una sezione sui diritti e sui contratti, perché anche di questo vive e deve vivere l'editoria e la cultura. Con un box poi sul caso Dottor Zivago, perché i diritti su scala mondiale gestiti da Feltrinelli in modo particolarissimo tra politica, guerra fredda ed economia editoriale è stata davvero un'esperienza straordinaria che vale la pena d'essere raccontata. Il sesto capitolo entra nel vivo delle collane tra generi e paratesto, tra gialli classici, editoria per ragazzi, le stagioni del tascabile, pensiamo la Burr, l'Oscar, le collane d'autore più celebri, pensiamo ai gettoni con i tuttora studiati risvolti critici, eccetera. Invece il settimo capitolo è molto corposo, essendo dedicato a quando i testi arrivano in redazione, tra editing e grafica.
scopriamo quali sono le tipologie dei testi in arrivo, come si fanno le letture e come si selezionano, ricordando le riunioni del mercoledì delle Einaudi, ma senza tralasciare il fenomeno dei rifiuti, tra necessità del catalogo giusta e alcune volte errori di valutazione, ma ci sta. E naturalmente è citato il caso Gattopardo, che in verità non fu un vero rifiuto. Quindi le scritture editoriali, che Calvino chiamava servili, quelle che lui diceva per i libri degli altri, e al centro sta la redazione, la direzione editoriale. E come lo ripeto, un lavoro d'equipe, perché è importante dirlo, cioè uno spazio dove poi ci sono degli elementi intellettuali, anche di arte, potremmo dire, che sono legati all'editing, con molti esempi da Vittorini a Grazia Cherchi. Si ha poi una zoomata sulla cura dei testi tra norme, bibliografie, e allora siamo appunto nella cucina redazionale, insomma, siamo nel pieno del master chef della grande editoria, con l'importanza della titolazione. Tra gli esempi, uno tra quelli che faccio, i balletti dei titoli che continuano a cambiare, di Elsa Morante, di Mario Rigoni Ster, e quindi le illustrazioni, gli apparati, che poi sono un valore aggiunto dei libri, e poi la grafica che non è solo fatta di copertine, con il caso anche questo eclatante della Penguin dell'italiano Facetti, fino a impaginazione, software, bozze, cioè quando entra in gioco il settore tecnico, sempre naturalmente con esempi pratici. E così un libro si prende in mano con una consapevolezza nuova, proprio quasi una confidenza maggiore, proprio perché si conoscono questi aspetti tecnici che stanno dietro le quinte. Ma occorre saper riconoscere carta, caratteri, entrare in tipografia, in legatoria, anche virtualmente, usare le tecnologie digitali. E allora il tema dell'ottavo capitolo, sulla produzione e quindi formati di stampa, la sostenibilità tecnologica del supporto, pensiamo alla carta ricavata dalle alghe della laguna di Venezia, i metodi di stampa, ma sempre senza dimenticare la tradizione. Pensiamo a coloro che continuano a stampare a caratteri mobili oggi, Tallone, Casiraghi del Pulcino Elefante e tanti altri. Poi gli elementi di base della legatoria, brossura, cartonatura, perché è importante scegliere una piuttosto che un altro, che cosa significa le cifre dell'SBN, che cosa significano, che tipo di soglia è per avvicinare, per far capire al lettore che tipo di libro, che tipo di editore ha in mano. E poi le linee per progettare, per rendicontare, perché servono anche conti, bisogna fare le tirature, spesso si sbagliano, i budget spesso falliscono, ricordando poi in un box il grande anticipo che Mondadori diede a Mario Soldati e la coda di paglia dello scrittore che faceva altro anziché consegnare le opere promesse, e anche di questa è fatta la storia editoriale. Ecco, il titolo prodotto va poi in promozione, ovviamente. Allora siamo al lancio del libro, andiamo così dietro le quinte della promozione e della distribuzione in libreria, con il caso Messaggerie tra gli altri, trattando poi dell'ufficio stampa per comunicare ai media, con il caso tra i tanti dell'Amica Geniale, e poi il marketing, la pubblicità, perché la cultura è bisogna farla, ma bisogna venderla. Ecco, sono diversi i canali di lancio, sempre di più diversi, dalle fiere, dai festival, al web, ai social. E tra l'altro faccio anche una riflessione sul valore delle code in fiera e della partecipazione a fiere e festival, per esempio le famose code per avere una dedica di Zero Calcare. Poi c'è il salotto dei premi letterari, da non guardare con la puzza sotto il naso. Ci sono le edizioni all'estero, l'internazionalizzazione, gli spin-off. Ecco, arriviamo a quasi il capitolo finale, almeno quello del corpo, che riguarda, del corpo centrale, che riguarda la lettura. Provo ad affrontare spazi, modalità di ricezione, le nuove forme di lettura e soprattutto di proposta di un prodotto, ma ancor più di un'esperienza per il lettore, tra librerie, biblioteche, scuole, ma non solo. E naturalmente non posso non ricordare i diritti dei lettori, di Rodari, di Pennac, come il fatto che il verbo leggere non vuole assolutamente l'imperativo,
E quindi come scegliere, leggere, comprendere un testo oggi, gli ostacoli alla ricezione, pensiamo alla censura. E ancora alcune pagine sono dedicate alla ricerca tra archivi e filologia editoriale, tra esposizioni, internet, perché il libro può anche andare in mostra, in vetrina. Facendo poi un salto dalla pagina allo schermo e viceversa tra libri, film, come insegna Gomorra, che è un vero e proprio made in Italy transmediale, fino ad arrivare alle forme liquide di audiolibri, podcast e delle nuove frontiere digitali. La parte della voce che oggi sempre più il libro chiede e anche il lettore chiede è molto importante, perché sicuramente negli ultimi mesi e nel periodo della pandemia e dopo è sicuramente uno dei fenomeni più in voga, quello dell'audiolibro, dell'audible. Infine sta un'ultima parte, una finestra aperta sul domani, di cui dico ancora qualcosa prima di una bibliografia essenziale ragionata sull'editoria oggi, a partire da maestri come Ferretti, come Chartier o da autori che trattano in vario modo del rapporto tra letteratura, tra la vita degli scrittori, la vita di chi lavora in redazione, la vita editoriale. Penso ad Ambrogio Borsani con le tante storie legate ai paratesti, alle copertine, o penso a Paolo Di Stefano, editore inaudiano, inviato e scrittore, tra l'altro di radici siciliane come me, quindi anche nei suoi libri è bello ritrovare un qualcosa che sa di tipografia, ma che sa anche di radici di un'Italia profonda, con un utile indice, questo libro, Indice Glossari, in fondo, che è un indice molto ricco, è un indice glossario dei termini editoriali, sia italiani che inglesi. E questo è davvero comodo anche per chi vuole affacciarsi a questo mestiere. E poi un indice dei nomi che dà una organizzazione complessiva. Ecco, l'ultima parte è intitolata, lo vedete qui sulla destra, I libri domani, ancora con un punto interrogativo. Sono partito con dei punti interrogativi e in verità finisco con dei punti interrogativi. Parto da un'area di pessimismo sulla situazione attuale e mi domando, dopo la crisi del coronavirus, quale ripresa è possibile. Qui punto soprattutto su responsabilità, sulla professionalità, per vincere un certo discredito sociale, una certa disattenzione, che io credo sia una cappa pesante sul libro in Italia negli ultimi decenni. E poi la prospettiva, però, che è sempre un po' storica, diventa, attraverso esempi attuali, però anche una finestra aperta sull'oggi, e quindi su che cosa c'è bisogno oggi. Pensiamo alla necessità di una sostenibilità, dove il digitale non è qualcosa contro la carta, ma è qualcosa che aiuta ad espandere la carta. Molti sono i dati sulla situazione aggiornati a inizio 2021, proprio per capire meglio quest'area di pessimismo, ma anche per aprirsi e per finire con una considerazione su perché essere ottimisti oggi sul futuro. Ecco, un punto interrogativo che però poi si toglie, quel punto interrogativo, perché alla fine si può essere ottimisti. Si può, grazie ai cambiamenti in atto, alla ricerca di idee tra intelligenza artificiale, open access, nuove community, e-learning, con un terreno fisico che in effetti, bisogna ammetterlo, sparisce sotto i piedi degli editori. Insomma, le cose cambiano, bisogna inventarsi qualcosa. E quindi c'è sicuramente la necessità di cambiare pelle, ma, ripeto, con una consapevolezza nuova che credo che stia emergendo. Ma non c'è nessuna conclusione accomodante, in verità, se non l'immagine di un libro, quella che è in copertina, che resta aperto, perché deve essere una lettura aperta la nostra vita. Sì, mascherine, sì, la nuova vocazione audio dei testi, sì, l'espansione dalla carta al digitale, ma è importante che quel libro resti aperto, non resti chiuso, non vada a riempirsi di polvere in un angolino di uno scaffale. E quel libro aperto è proprio l'immagine in copertina di questo volume che vuole sfogliare i passaggi della mediazione editoriale. Ecco, quei meccanismi che aiutano a comprendere meglio e che si comprendono meglio anche in una prospettiva storica. E per questo ci sono decine di case editoriali, come ho detto, che insieme ritengo
aiutino a cogliere l'importanza dell'apporto delle diverse competenze in un'ottica di equip, un'ottica di confronto. Io penso che sia proprio una delle lezioni importanti dell'editoria, anche per il resto della cultura oggi, anche grazie all'esperienza che viene da editori protagonisti, di cui parlo, come Giulio Einaudi. Pensiamo all'intenzione di questi editori protagonisti di voler essere, come ha detto una volta lo stesso Einaudi, non solo un centro di raccolta, ma un centro di propulsione, di idee, una centrale di proposte. Ecco, io credo che questo sia molto importante. Se è così, se riusciamo a far sì che sia così, allora forse riusciamo ad essere un centro di propulsione di idee. Allora i meccanismi dell'editoria, questi benedetti meccanismi dell'editoria, funzionano bene. Allora forse un libro come questo, se ciò che ho detto vale, allora è necessario, come diceva Gian Giacomo Feltrinelli, un libro dovrebbe sempre essere necessario. E l'essere necessario credo che sia l'ambizione più grande, ma anche più bella, di questo volume. Grazie. Grazie professor Cicala per diciamo questa ampia introduzione molto, molto esaustiva. E io avrei un paio di domande e, se permettete, comincerei proprio a chiamare in causa il professor Terbacher, che ha avuto il piacere diciamo di leggere questo libro, di sfogliarlo, e se appunto ce l'abbiamo con noi, sì, vorrei fare sì. Questa domanda. Una delle originalità del volume è data dai moltissimi case studies tratti dall'editoria contemporanea. Quanto possono servire, secondo lei, a capire i meccanismi dell'editoria? Intanto grazie, mi scuso con i partecipanti se non vedono la mia graziosa faccia, non volevo togliergli questo piacere, ma sono costretto a farlo. Comunque, sono dei casi importantissimi, è la vera ricchezza del volume, non solo e non tanto per la varietà, credo che Cicala, esponendo i capitoli del libro, abbia già dato un'idea di quanto si spazia da un editore all'altro, da un autore all'altro, e si facciano veramente tanti riferimenti importanti. E questo è certamente un aspetto fondamentale, soprattutto non solo se pensiamo agli studenti. Ora, tutti quelli che di noi hanno esperienze di insegnamento sanno che la conoscenza di fenomeni anche recenti, che per noi sono noti, di nomi assolutamente scontati, per noi ne abbiamo sentiti tanti, da Sciascia a Feltrinelli eccetera, vanno invece sempre riraccontati ai ragazzi. Nulla di quello che noi diamo per scontato è noto, riraccontarlo è importantissimo, e questa è una grande ricchezza, anche perché per forza di cose il riassunto è stato rapido, ma qui si parla molto di Novecento, ma si parla anche degli antenati illustri, si riesce a parlare persino di Manuzio, tra l'altro Manuzio, del quale si dice che lui ha inventato il paperback, niente meno, e io spero che il povero Manuzio non legga questo libro, se no gli viene un coccolone, lui che parlava latino più volentieri dell'italiano. Ma è verissimo ed è giusto così, cioè far capire che il libro vive una storia che dura da 500 anni, che è in cammino, e tra l'altro quello che mi sembra un vero grande valore aggiunto del libro è anche la presenza, magari nello stesso scheda, nello stesso riferimento, di persone che dicono due cose anche in contraddizione tra loro. Un esempio per tutti: a un certo momento Cicala cita Orwell, che dice di avere un linguaggio il più possibile secco, limitato e senza un aggettivo di troppo, e subito dopo cita Gadda, che ovviamente è l'esatto contrario, e dice: ma questo perché il libro è un mondo, ed è un mondo dove l'autore ha poi l'ultimo diritto a scegliere il suo stile. Ecco, questa è una grande lezione di libertà, a mio parere, che si dà ai ragazzi. Non ci sono preconcetti in questo libro, i 1000 esempi contribuiscono a fare capire che il libro è un mondo
e come tutti i mondi che si rispettino, più è libero, più è bello. Questo è veramente, credo, una bella lezione che i meccanismi dell'editoria riesce a dare. Molte grazie. E quindi, come un po' già è stato detto, professor Cicala, e il manuale può essere anche uno strumento per addetti ai lavori e per appassionati dei libri, giusto? Non soltanto per chi insomma deve studiarlo, perché in questo momento sta intraprendendo un corso di studi. No, in effetti ha ragione. Questo volume è pensato come, l'ho detto prima, un itinerario dietro le quinte. Innanzitutto per chi vuole avvicinarsi al mondo delle professioni del libro, certo, ma anche, io direi, anche della cultura scritta in generale. Però il metodo privilegia l'esperienza, la semplificazione, e quindi credo che l'interesse si allarghi molto. Poi gli addetti ai lavori, noi, siamo sempre curiosi, sempre un po' interessati agli aspetti, ai casi del nostro mondo, in questo mondo, anche per sapere come gli altri fanno, come gli altri hanno sbagliato, ma anche per invertire la rotta. Io credo che per vincere la crisi occorre infatti ripartire da questo, quindi dal mestiere, dalle professionalità, e qui dentro ci sono molti mestieri, ci sono molte professionalità, cioè dalla passione che viene trasmessa mentre si correggono le bozze di un testo, si progetta una copertina, si scrive un comunicato stampa, si vende un libro tra gli scaffali, insomma, sono tanti davvero i luoghi e le possibilità di questi mestieri, di questo mondo. E do spesso quindi voce agli addetti ai lavori. Ci sono molte virgolette per far parlare addetti ai lavori, colleghi, con cui condividiamo però sempre la stessa fiducia nelle parole stampate. Questo è fondamentale. Parole stampate, però alla fine parole, perché ciò che conta in ogni modo poi, insomma, sono le parole. Però da appassionato di libri credo di rivolgermi anche ad appassionati di libri come me, cioè a curiosi, per esempio, della nomenclatura giusta delle parti di un volume, delle storie curiose di collane che popolano le nostre case, le nostre letture, su cui ci siamo formati, soprattutto con l'idea sottesa che questa conoscenza della filiera, io a questo credo molto, giovi a una lettura più consapevole, uno proprio la lettura vera, l'interpretazione, ma poi anche a una comprensione migliore non tanto del libro in sé, ma credo anche della nostra società in definitiva. Comunque oggi io credo che per curare questa editoria vecchia e malata serva proprio una fase di sperimentazione, e quindi io spero che ci siano anche non solo studenti, ma anche addetti ai lavori a leggere un libro di questo tipo, proprio per condividere, per confrontarci, e però proprio perché serve un nuovo rapporto con i lettori, e proprio perché al centro sta proprio la lettura. Ecco, il professor Kerbacher accennava a Manuzio, qui ho, perché l'ho usato per una lezione, ho una cinquecentina di Manuzio, che naturalmente non poteva parlare di paperbacks, assolutamente lui parlava di libelli portatiles, però alla fine, insomma, prima degli Oscar ci sono questi libri nel Cinquecento, però la lettura può essere di un libro così, oppure anche su un reader, su un tablet, insomma. Voglio dire che il supporto conta e dà un po' di romanticismo, però non è l'unica cosa. Però ciò che conta, ed è anche l'ottimismo con cui finisco, è il fatto che il libro comunque è dedicato ai giovani, soprattutto i giovani che da quasi 20 anni accompagno in questo viaggio, un viaggio di conoscenza dentro i meccanismi del mondo dell'editoria, e credo che siano quei giovani che continuano ad accompagnarmi anche in una consapevolezza sempre nuova sul futuro dei libri nelle loro mani, che sono il vero futuro. Possiamo parlare di tecnica, di supporti, ma va bene, di digitale ok, però davvero io ho pensato, ho scritto proprio immaginando che nelle nuove generazioni che si formano ci sia davvero il futuro di un libro, di un reader, ma il futuro della lettura e delle parole. Questo è ciò che conta. Se posso aggiungere... Certo, volevo solo dire che c'è già una domanda che vi farei poi subito, perché proprio parla di questo tema, quindi nel caso completi pure, poi vi aggiungerei un altro spunto prima di andare avanti, che può centrare con questo discorso.
Prego. No, volevo sottolineare che anche persone che frequentano il mondo dei libri come me trovano una ricchezza tale di aneddoti che io ne ho trovate decine che non conoscevo, che mi hanno incuriosito. Tutto lo scambio tra soldati, mondadori, garzanti, eccetera, è anche gustosissimo e spiritosissimo. Ci sono esempi dall'estero, come l'editore Knopf in America, che dice a Hammett: stai attento ai titoli. E non a caso Hammett è quello del Falcone Maltese, che non è un titolo banale, ma dice: attento che se la gente non sa pronunciare il nome del libro, magari non lo chiede in libreria, non è una cosa a cui uno pensi, ma invece succede più frequentemente di quanto immagini. E poi la bibliografia a cui Cicala ha accennato è veramente enorme, sterminata e piena di indicazioni di percorso che sono molto utili, quindi chiunque abbia passione per l'argomento libro da qua può partire per un'esplorazione praticamente infinite. Anche questo è un valore aggiunto notevole. Grazie. E vi leggo appunto il contributo che poi è una domanda. E, professor Cicala, professor Pierbacher, credete che il nuovo rapporto tra la lettura di un testo scritto e l'ascolto di un testo letto, ad esempio in un podcast o in un audiolibro, sia un rischio per l'alfabetizzazione, considerati i nuovi problemi negli studenti più giovani? Allora, io dico solo una battuta e io credo che sicuramente oggi stiamo andando su una tendenza alla superficialità, quindi alla mancanza di approfondimenti, questo sì. Non dimentichiamo quello che diceva Tullio De Mauro, che in Italia comunque viviamo e dobbiamo sempre fare i conti con l'analfabetismo di ritorno, per cui poi dopo qualche decennio dal momento dell'istruzione si fa fatica ad analizzare, a leggere un testo complesso, ad interpretarlo, e questo sempre più è così. E quindi sicuramente i testi semplificati aiutano. Sono un rischio? Sì. L'importanza di una cultura democratica è quella di riuscire ad avere più livelli e più possibilità. L'importante è che la deriva, ma non è soltanto una deriva, di semplificazione di audio che comunque aiuta e quindi taglia tutti i testi, li rende naturalmente una costruzione alla gadda, diventa complicata, ecco che quello però non vada a eliminare completamente il resto. Io ribalterei anche un po' il problema, nel senso che certo c'è un rischio, però è certo che tutto quello che agevola la fruizione di un testo credo che aiuti la causa della lettura e quindi sia da guardare con favore, certo evitando i rischi che Cicala ha evidenziato, che sono visibili a tutti. Però io credo che ci sia un rischio peggiore, che è quello del linguaggio criptico, del linguaggio per addetti ai lavori, dei libri che non sono fatti secondo le buone pratiche che in questi meccanismi dell'editoria sono evocate e che sono quindi in sé e per sé respingenti nei confronti di un potenziale lettore. Io ho sempre in mente i risvolti dei libri di poesia. Chiunque prenda un risvolto di un libro di poesia, prende il libro e lo butta dalla finestra e non gli verrà mai voglia di leggerlo, perché c'è un linguaggio che apprezzano solo i venti critici paludati della poesia, con paroloni difficili, quando magari le poesie sono molto fruibili e leggibili. Ecco, questo io lo trovo un rischio più grande, la torre d'avorio, mentre tutto quello che va nella direzione della fruizione mi sembra che abbia ovviamente una percentuale di rischi, ma tutto sommato possa portarci nuovi lettori in quei giovani nei nomi dei quali giustamente questo libro si conclude.
Grazie. Al momento non abbiamo altre domande, ma invito gli ascoltatori, se ci sono appunto altri spunti o altre curiosità, di scriverle già nell'apposito spazio. Se siete d'accordo, io procederei con una breve descrizione, quindi dell'espansione digitale di questo testo, che è un'altra delle caratteristiche che appunto lo distinguono. E, come vi dicevo all'inizio, il libro è presente sulla piattaforma Pandora Campus per chi, sapendo che ci sono diversi studenti all'ascolto, per chi acquista la copia cartacea, c'è la possibilità attraverso un codice che trovate nella seconda di copertina di accedere gratuitamente per 12 mesi anche a tutta l'espansione digitale e a tutti i materiali di supporto allo studio e alla didattica che sono compresi nell'edizione digitale. E simuliamo di aver quindi acquistato una copia in Pandora Campus e potete inserire il vostro codice in un apposito spazio, oppure c'è la possibilità anche di acquistare direttamente in piattaforma l'edizione digitale. La piattaforma permette di acquistare il testo a tempo per 6 mesi, per 1 mese, e c'è la possibilità per chi studia al volume o per chi ha interesse anche solo a approfondire un argomento specifico, c'è la possibilità di acquistare anche solo i singoli capitoli. Tutti i volumi presenti in Pandora Campus hanno poi un capitolo di prova gratuito, quindi prima di o consumare codici o fare qualsiasi tipo di spesa, registrandosi gratuitamente, c'è la possibilità di impratichirsi e di ispezionare la piattaforma e tutte le sue funzionalità attraverso l'uso di un capitolo gratuito. Simuliamo di aver appunto inserito il nostro codice, aver acquistato il testo, entriamo nel vivo quindi dell'edizione digitale, c'è una home libro dalla quale si accede appunto a tutta la struttura del testo, c'è un indice tutto cliccabile che riassume esattamente tutti i contenuti del volume e con i capitoli, eventuali paragrafi e quando ci sono eventuali immagini ci possono essere anche le anteprima, un cassetto delle risorse che contiene tutto quello che appunto diciamo nell'edizione a stampa solitamente non c'è, che può contenere esercizi, slide, può contenere video, approfondimenti, vediamo che diciamo ogni libro ha un corredo a sé e particolare. Questo libro è molto ricco e tra un po' esploreremo insieme le sue risorse. E un cassetto degli apparati finali del libro che contiene appunto tutte quelle che sono le parti conclusive del testo. In questo caso abbiamo degli indici e abbiamo un glossario. Entriamo nel vivo quindi a questo punto di una pagina web. Siamo dentro un capitolo del libro, vedete che c'è una lettura abbastanza tradizionale e ci tengo subito a sottolineare due aspetti importanti che riguardano non solo questo testo, ma tutti i volumi presenti su Pandora Campus. Un'attenzione all'accessibilità. Tutti i volumi possono essere ascoltati attraverso un tasto audio, un lettore vocale, a paragrafi o interamente. In più c'è la possibilità di modificare anche il font di lettura e la possibilità di aumentare o diminuire il contrasto, aumentare o diminuire il carattere e poi segnalo questo font che si chiama Open Dyslexic che converte tutto il testo, tutto il contenuto del libro con un carattere di lettura più agevole per chi soffre di dislessia. Quindi questo non soltanto per il volume che stiamo analizzando, guardando, ma per tutti i volumi presenti in piattaforma. E entriamo invece nel merito proprio del nostro volume. Vedete che lungo il testo ci sono delle parole in rosso con dei fumetti, sono le voci di glossario che hanno un'immediata definizione a pop-up. Sappiamo che diciamo nello studio, quando ci sono dei termini che non lasciano spazio, diciamo, all'interpretazione o all'argomentazione, ma hanno appunto una terminologia specifica che va imparata e va descritta correttamente. Quindi per chi sta studiando, questo può essere uno strumento molto utile e che consente appunto di approfondire un concetto, di ricordarne il significato senza abbandonare l'ambiente di studio, appunto di lettura. Lungo il testo ci sono anche delle figure, delle immagini che possono essere salvate, ingrandite, portate eventualmente nel proprio ambiente di studio. Ci sono dei quadri, dei casi di approfondimento e abbiamo un ricco corredo di risorse che possiamo consultare nella barra laterale degli strumenti, ci sono riportate e suddivise per appunto capitolo anche su tutto il libro.
Questo libro è ricco, per fare qualche esempio, per esempio di video, ci sono dei video che appunto anche in questo caso possono essere utilizzati per approfondire lo studio, sono naturalmente liberi, ci sono delle figure, delle immagini che citavo prima, ne stiamo facendo vedere naturalmente qualche esempio, e ci sono delle pagine di link che riportano a siti significativi anche ad altri editori, ci sono dei PDF di approfondimento con immagini, con temi appunto approfonditi oltre a quelli che sono già contenuti nel testo. Per quanto riguarda invece lo studio, il mettersi alla prova e l'autoverifica, abbiamo una modalità di utilizzo delle voci di glossario che avete visto in precedenza e sono le flashcard, sono delle vere e proprie card che si possono utilizzare per appunto mettersi alla prova. C'è una definizione, e a volte sono termini notevoli, termini tecnici, parole in lingua straniera, si gira la card e si vede insomma qual è il significato dello specifico del concetto o della definizione. Tutte le volte che non ci si ricorda appunto l'argomento o il contesto in cui quel termine viene utilizzato, abbiamo il rimando specifico e preciso al punto del testo all'interno del volume. E questo diciamo a grandi linee per quanto riguarda la possibilità di autoverificarsi per gli studenti e per chi studia il testo. Ci sono materiali anche per i docenti, quindi per chi fa didattica. Il testo contiene delle slide, sono riconoscibili da un'icona con scritto prof. Sono materiali appunto a disposizione di chi fa lezione che possono essere sfruttate in aula e possono essere scaricate liberamente perché sono dei PowerPoint e possono essere anche modificate a seconda dell'utilizzo insomma, che il docente vuole farne. Questa era un po' una carrellata abbastanza anche specifica e quindi se ci sono eventualmente anche domande su questo noi siamo a disposizione. E gli studenti possono utilizzare la 18app per gli acquisti per chi l'avesse ancora a disposizione e quindi la piattaforma insomma permette anche questo tipo di funzionalità. Nel frattempo sono arrivate diverse domande, se il professor Cicala non vuole aggiungere altro io procederei a leggervele, so che abbiamo il professor Kerbacher forse ancora per poco e quindi magari insomma potremmo approfittare, ditemi voi se posso procedere o se volete aggiungere qualcosa. Ok, allora ringrazio intanto per i contributi, una domanda per il professor Cicala. Qual è l'aspetto della filiera editoriale che presenta le maggiori sfide dal punto di vista del cambiamento, soprattutto dal punto di vista dei giovani ai quali questo libro è dedicato, insomma si è capito che è stato dedicato? Sì, sicuramente la produzione e quindi capire come ormai un testo, la parola deve diventare multitasking, deve essere smaterializzata, ma smaterializzata come? E questo è un bel dilemma, nel senso che non basta dire facciamo il digitale, facciamo l'ebook, che anche l'ebook insomma c'è da capire tante cose, faccio l'ebook effettivo, cioè in formato EPUB di un testo va bene, ma se ho un testo con immagini, con una serie di box, il formato EPUB mi consente di fare alcune cose ma non altre. Poi la fruizione su uno smartphone è diverso che da un reader, diverso che da un computer eccetera, quindi quella sicuramente è la frontiera, è una frontiera importante. E poi il discorso della promozione, cioè della distribuzione, cioè per arrivare alla lettura ormai bisogna capire che la promozione del libro non è più venderlo in un punto vendita, no, la promozione del libro è vendere quel qualcosa in più che offre. Il mulino ha questa grande capacità di, attraverso Pandora Campus, di offrire un e-learning che davvero amplifica la validità di un testo, ma ci possono essere altri casi in cui si riesce a offrire qualcosa di più. Pensiamo all'editoria scientifica, come ormai viene distribuita in maniera diversa, le riviste scientifiche non hanno più la vera periodicità di una volta, non hanno più neanche la materialità di una volta, ma ormai sono in aggiornamento continuo e quindi proprio va, dicevo prima che gli editori si sentono il terreno venir meno, è così, bisogna proprio reinventare anche il tipo di distribuzione, ma anche di vendita, probabilmente in molti casi la vendita del singolo prodotto non funziona, si dovrà vendere un servizio particolare e allora bisogna cambiare il processo. Ecco, quello è un altro momento della filiera,
molto importanti in cui per esempio dovremo, credo in futuro, perché è una delle sicuramente delle nuove prospettive attraverso tutta una serie di operazioni, intelligenza artificiale, eccetera, andare verso gli abbonamenti, la subscription, cioè quello che una volta, già ai tempi del Settecento, ai tempi delle sottoscrizioni delle enciclopedie si faceva, ma in qualche maniera in digitale dovremmo arrivare anche a quello. Grazie. Aggiungo, prego. Aggiungo e poi dopo mi scuso, ma io dovrò lasciarvi, ma quindi, però ci tenevo a dire che c'è anche il tema importantissimo della comunicazione, naturalmente. Certo. Le persone un po' âgées come il professor Cicala e io hanno il pregio di non capire assolutamente niente, prova ne è che io non sono neanche riuscito a collegarmi in video. E questo è il grande vantaggio che i ragazzi hanno nei nostri confronti. Un autore molto noto mi diceva del suo ultimo libro, che ha venduto molto e molto bene, che diceva, ma sì, ho avuto tutte le recensioni in questo mondo su tutti i giornali tradizionali, quello che mi ha fatto vendere è stato un tweet della Litizzetto. Ecco, può piacere o non piacere, io faccio parte di quelli a cui questa cosa non piace, immagino che Roberto condivida con me, forse molti di quelli che sono all'ascolto, ma di fatto questo è il mondo e questo è il clima in cui sempre di più bisogna sapersi muovere, quindi una sfida importante è saper capire cosa delle nuove tecnologie ci può aiutare per diffondere correttamente un testo e questo un po' noi ci si arriva, ma molto si fa fatica se si considera poi la durata molto limitata di queste nuove tecnologie, no? Si pensi come sono volatili. Sì. Quindi indubbiamente saperle padroneggiare, questo è un vantaggio che hanno loro e dove hanno anche più libertà, perché onestamente le persone più grandi possono dare dei consigli sulla metodologia, ma non sul tema in sé. Dopodiché io mi congratulo con sia col Mulino, devo dire tutta quella presentazione di Pandora Campus è stata davvero interessante e sia con Roberto Cicala che è un amico, è un innamorato dell'editoria in tutti i suoi aspetti e come tutti gli innamorati l'ha resa nel suo libro un'attività bellissima, la più bella che si possa fare al mondo e credo che questo fosse poi alla fine il suo desiderio. Grazie, grazie a tutti e alla prossima. Grazie professore, grazie, grazie. Arrivederci. Io vado avanti, sono arrivate delle domande, quindi andrei avanti. E, professore, pensa che l'audiolibro possa diventare un nuovo metodo di studio? Sì, sulle piattaforme e-learning io faccio alcuni esempi di che è una nuova frontiera, cioè una nuova frontiera dell'editoria per la sostenibilità e anche quella dell'editoria di formazione, su questo non ci piove, gli altri paesi più avanzati dal punto di vista culturale ce lo dimostrano e l'audiolibro è sempre sicuramente un elemento in più, quindi all'interno del processo editoriale sicuramente è un elemento che funzionerà di più, però non tale da scavalcare e da diventare il primo elemento di lettura e di apprendimento. Grazie. E uno dei problemi endemici della filiera è quello della resa editoriale. E qua chiedono cosa ne pensate, adesso è rimasto lei, quindi cosa ne pensa? Della resa, da capire nel senso, resa in senso economico, immagino, non resa tipografica, ma questo è un grande problema, però io dico sempre che bisogna, nella vita ognuno ha un progetto e bisogna adattarsi al progetto che si vuole ottenere. E sicuramente se si vuole ottenere un progetto di cultura, quindi molto orientati al prodotto di cultura, bisogna partire da grandi soddisfazioni morali, come dicevo prima, e pessime soddisfazioni economiche.
Però l'editoria, pensiamo alla scolastica, pensiamo a una certa editoria di genere, può dare anche degli utili significativi a livello industriale, a livello di operatori diciamo di fascia media, questi intellettuali, è un po' come ai tempi di Manuzio e poco dopo, nel senso che il tipografo, il cosiddetto torcoliere, quello che manovrava il torchio, era uno degli operai specializzati più pagati, però era sempre una resa abbastanza limitata. Per cui fa parte, credo, dei lavori di cultura. Ci sono alcuni che sicuramente riusciranno ad avere una grande resa economica, finanziaria, ma in generale la cultura, soprattutto nel nostro paese, non paga più di tanto. Questo è così. Allora, grazie, io vado avanti. La nuova frontiera dei risultati della ricerca scientifica potrebbe essere l'open access? Sì, certo, anche quello, però il problema è come far quadrare i conti, perché non è che si può semplicemente solo lasciare libero e come, perché comunque gli editori devono comunque far pagare tutta la loro struttura e quindi il lavoro che fanno comunque deve essere ripagato, quindi bisogna capire come l'open access riesce a giustificarsi alla fine, nel senso ci sono dei contributi di ricerca, però in alcune materie, specialità, pensiamo umanistiche, qualche cosa si può fare, ma se fosse tutto open access, a parte che i lettori diventano sempre meno, però non si va avanti. In altri, ambito scientifico, sicuramente ci sono dei finanziatori, delle sponsorizzazioni, dei progetti che invece possono far sì che uno fa la ricerca pubblica, si fa pagare bene e poi lascia tutti in open access. È una delle frontiere. Bisogna sempre stare attenti a che il digitale, di cui tutti ci riempiamo la bocca e che sembra davvero il futuro e che ci entusiasma tutti, quanto è poi sostenibile per la filiera editoriale. Perché se poi la mediazione, il digitale, scompare e quindi alla fine vince il self-publishing anche nell'open access e quindi uno si autopubblica la propria ricerca, il proprio studio senza la mediazione, allora crolla tutto. E allora è complesso, ma il discorso culturale va a farsi friggere. Abbiamo una domanda invece su tutti i libri definiti vecchi, tra virgolette. Vanno preservati e se sì, come? Il libro vecchio, il libro è vecchio, questo che vi ho detto, insomma, questo è una cinquecentina, è un libro del 500, c'è dentro il suo... come vedete, il corsivo inventato, usato per la prima volta nella storia, è una roba vecchia. Cosa facciamo? La buttiamo? No, io credo che faccia parte del patrimonio culturale, direi anche morale e civile, di una nazione, quella di preservare. Ci sono le biblioteche. Naturalmente con una logica particolare. L'editoria vende e alcune volte vende e butta tutto quello che non riesce a vendere. Poi ci devono essere delle istituzioni che invece comunque preservano quello che chi ci ha fatto la domanda ha chiamato il vecchio libro. Ci sta, ciò non toglie che non è che perché uno è vecchio vale di più, né perché è nuovo vale di più. Insomma, io credo che in una realtà si debbano tenere tutte le cose, almeno preservarle, almeno perché resti memoria, perché la memoria comunque è fondamentale per qualsiasi attività, che sia industriale ma che sia anche culturale soprattutto. Abbiamo ancora un'ultima domanda e anche perché poi magari andrei a concludere e gliela leggo e è da parte di qualcuno che è uscito, diciamo, dal percorso di studi che si citava prima. Quindi forse è una domanda che vuole anche essere un po' un augurio. Come possiamo inserirci nel mondo del lavoro editoriale quando la pandemia rallenterà fino a scomparire? Quali sono le strade? Allora, sicuramente paradossalmente ci potrebbero essere più aperture, più porte aperte, perché gli editori devono cambiare pelle e per cambiare pelle devono aprirsi a realtà nuove, a progetti nuovi. Allora, la capacità qual è? La capacità è quella di saper capire
il nuovo, studiare per progettare cose nuove. E allora se si è in grado di avere competenze editoriali e legarle con le nuove competenze digitali, che alcune volte non sono informatiche, sono anche semplicemente intellettuali, mentali, allora io credo che ci possa essere spazio, perché ci deve essere spazio nella distribuzione, ci deve essere spazio nella promozione, ci deve essere spazio nella produzione, e quindi io credo che un giovane può sicuramente trovare degli spazi, naturalmente non mandando dei curricula in giro, perché quello davvero non serve, ma o passando da un master, oppure in ogni modo facendo con attenzione una panoramica di quello che c'è e capire chi è una realtà editoriale, per esempio, che ha delle caratteristiche in cui lui si sente forte, studiarla e andare a fare delle proposte. A me interessa sempre e più un giovane che si propone per lavorare facendo un progetto legato a una collana della casa editrice, piuttosto che mandare un giovane che manda soltanto un curriculum e basta. Ecco, bisogna essere proattivi, essere creativi anche in questo, e di spazio ce ne sarà sicuramente. Arrivata l'ultimissima e in corsa, crede che siamo arrivati ad un punto in cui per l'editoria valgano più libri privi di spessore culturale, ma trovati comunque interessanti dal grande pubblico? No. C'è spazio ancora per la cultura alta, per la cultura bassa, e no, io non credo assolutamente che, insomma, era meglio quando si stava peggio e che ormai adesso è tutto un abbassamento di livello. Un po' lo è, ma è più un discorso che cambia, e quindi io credo che ci sia sempre lo spazio, può darsi che diventi più piccolo, per ciò che è di qualità, ciò che è di cultura. Certo, lo spazio è piccolo, però sicuramente c'è. Grazie professore, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Io vi do alcuni riferimenti per chi volesse eventualmente e ulteriori informazioni anche sulla la parte digitale. Potete scrivere all'indirizzo che vedete ora proiettato, università@mulino.it. Se avete altre domande o curiosità anche per l'autore, potete naturalmente inoltrarcele e sarà poi nostra cura declinarle all'autore. Ringrazio tutti per la partecipazione, per l'ascolto, ringrazio il professor Cicala per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie a tutti coloro che hanno ascoltato. Grazie, vi do appuntamento al prossimo webinar. Buon pomeriggio.